amici e bentornati! Oggi prepariamo insieme gli gnocchi alla romana. Non vi dico altro, guardate questa video ricetta. Gli gnocchi alla romana sono una ricetta tipica laziale. Sono dei buonissimi dischi di semolino caratterizzati da una crosticina dorata e fragrante grazie all'aggiunta di burro fuso e pecorino. Si dice che a Roma il giorno giusto per prepararli sia il giovedì, ma una volta provati sono sicura che ve ne innamorerete e che ogni giorno sarà quello perfetto per prepararli nella vostra cucina. Gli ingredienti che ci occorrono sono 125 g di semolino, mezzo litro di latte, 50 g di parmigiano, una bella manciata di pecorino, 50 g di burro, un tuorlo, mezzo cucchiaino di sale e noce moscata in base ai gusti. Mettiamo in un pentolino il latte. Aggiungiamo al latte il burro tagliato a pezzetti. Aggiungiamo poi il sale e infine la noce moscata. Con una frusta manuale mescoliamo bene il tutto. Aspettiamo che il burro si sciolga completamente e amalgamiamo tutti gli ingredienti. Quando il latte è ben caldo, aggiungiamo a pioggia il semolino e non smettiamo mai di mescolare. A questo punto l'impasto comincerà ad addensarsi. Quando l'impasto si è ben rassodato, aggiungiamo il tuorlo e mescoliamo sempre con energia. A questo punto spegnete il fuoco. Infine aggiungiamo anche il parmigiano e diamo un'ultima e forte mescolata. Quando l'impasto è ancora caldo lo trasferiamo su un foglio di carta forno, dando una forma più o meno cilindrica all'impasto. Questa è la fase più difficile in quanto l'impasto è ancora molto caldo, ma è il solo modo per riuscire a dargli una forma e poterlo ancora lavorare prima che appunto si raffreddi e diventi troppo sodo e compatto. Lo avvolgiamo quindi nella pellicola trasparente e dandogli una forma a cilindro e lo lasciamo riposare in frigo per 15-20 minuti. Intanto in una pirofila mettiamo un pochettino di burro fuso e del pecorino. Dopo 20 minuti il nostro impasto si è ben rassodato in frigo e tagliamo dei dischetti più o meno uguali, dello spessore di 1 cm, 1,5 cm, e andiamo a disporli nella nostra pirofila, leggermente sovrapposti uno all'altro. Ecco quindi il risultato. Con le dosi che vi ho dato vi usciranno circa 20 gnocchi alla romana. Ora non ci resta che cospargerli con un pochettino di burro fuso su tutta la superficie e poi cospargiamo il tutto con una bella manciata abbondante di pecorino grattugiato. Preriscaldiamo il forno statico a 200 gradi e inforniamo a forno già caldo per 20-25 minuti. Gli ultimi 4-5 minuti lasciateli gratinare con la funzione grill. Ed ecco gli gnocchi alla romana appena sfornati, caratterizzati proprio da questa crosticina deliziosa creata appunto dall'effetto del burro, del pecorino e del grill del forno. Sono buonissimi. Gli gnocchi si possono benissimo surgelare e riscaldare all'occorrenza. Se la ricetta vi è piaciuta, lasciate un bel like oppure scrivetemi tantissimi commenti. Noi, come sempre, ci vediamo nel prossimo video.